Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare della nuova collezione Wycon. Io ho preso un po' di cose, non ho preso tutto perché diciamo il tutto non mi interessava. La nuova collezione di Wycon prende in considerazione i colori rosso e il nero, si vede anche dalla busta, che fanno parte del flamenco. La busta mi piace un casino con questo pizzo nero dei ventagli del flamenco. Quindi la busta credo proprio che non la butterò. Da una parte è rossa e nera, e da una parte grigio e nero, ma mi piace più la parte rossa. Io ho preso un po' di smalti, che non fanno parte della collezione di questa collezione, perché per questa collezione di Natale 2015, impostata sui colori del flamenco, il rosso e il nero, come dicevamo prima, ci sono due smalti, ovviamente di colore, uno rosso e uno nero, ma non di più per quanto riguarda gli smalti. Per quanto riguarda invece la collezione, ho preso i Perli Cover e Shadow, un Aqua Shade e il Crackle e Shadow. Adesso vi faccio vedere. Del Perli Cover ho preso lo 09 Argento. Che sono i matitoni ombretto per lati. Poi vedete quanto è bello questo. Quando avete finito la lamina, girate di qua e si allunga. Mi raccomando, per chiudere bene deve fare, ops, mi stava cadendo. Per chiudere bene deve fare un click. Sentito? Perché se no non si chiude bene. Poi ho preso lo 07, lo smeraldo. Che è questo. Poi Aqua Shade e Shadow, ho preso lo 06 Smeraldo. Che è questo? L'ho preso perché? Perché lo voglio mettere sopra questo. E adesso vi faccio vedere l'effetto. Questa è l'acqua shade così normale, questo è sopra, e questa è l'acqua shade sopra, con sotto l'ombretto perlato, il Perli Cover e Shadow numero 07 smeraldo, quindi smeraldo questo, più smeraldo l'acqua shade e si ha questo effetto qui. Poi il prodotto che secondo me dovrebbe essere di punta
il Crackle e i Shadow, dove c'è solo una colorazione. Questo Crackle e Shadow vuole essere un ombretto che si cracca, come i famosi smalti della Laila, che diciamo la Laila li ha fatti uscire per prima, che sono gli smalti che si craccano, dove mettete uno smalto sopra, mettete questi smalti crack. E sono in pratica questi smalti che quando si seccano fanno le crepe. Allora, io l'ho preso anche se diciamo non ero convinta perché l'ho preso. Per vedere, diciamo, com'era, come funziona, eccetera. Però mi hanno detto che sulla mano, tutto quello che si prova sulla mano comunque non si riesce a vedere se si spacca o meno, quindi uno dovrebbe provarlo sugli occhi. Io intanto ve lo faccio vedere sulla mano, poi lo proviamo sull'occhio. Prima bisogna mettere la base nera, che è questa. E questo dovrebbe essere il risultato. Io l'ho visto sulla modella della pubblicità e sinceramente mi è piaciuto. Però effettivamente nel promo del video non ho visto che si craccava così tanto, sinceramente. Mettiamo la crema occhi, adesso lo farò solo su un occhio. Lasciamo asciugare la crema. I Pearly Cover e i Shadow costano 7,90 € ciascuno. L'acqua shade e i Shadow costa 6,90 €. Questo della linea Glitter, che è il numero 25, mi è costato. Ah no, questo me l'hanno regalato, come non detto. Poi questo 3,50. I Nailacque normali. E anche questo Wycoon Sparkle. 3,50. Allora, adesso la crema si è asciugata. Mettiamo questo, che è la base. Ne metto giusto un poco. A me il nero non mi sta per niente bene, si vede lontano un miglio che il nero non mi sta bene. Aspettiamo che si asciuga e poi mettiamo la parte che si dovrebbe craccare, che dovrebbe fare le crepe. Adesso però bisogna aspettare prima che si asciughi. Allora, intanto vi do un'altra informazione. Il Wycon a Milano è in corso Vittorio Emanuele II, numero 8. Il Wycon ha fatto anche la tessera. Ogni 2 euro che spendete avete un punto. E se non mi sbaglio, ogni 100 o 150 punti, questo però dovrei chiederci, sono 10 euro di sconto. Quindi diciamo, a seconda della soglia a cui arrivate, avete delle promozioni. Partiamo con questo.
E questo è il risultato. Il colore non è brutto, però io non vedo che si spacca. Io non vedo che si spacca, sinceramente. Quindi per me questo non è un buon prodotto, sinceramente. Vorrei che mi facessero vedere un po' com'è che si spacca. Io non vedo che si è spaccato. Vabbè. Il nero sotto non mi piace. Invece l'altro mi piace. Molto probabilmente userò solo il top sopra. Togliamolo perché non mi piace. E veniamo agli smalti. Questi però sono smalti che non fanno parte della collezione. Lo Sugar Effect. Ho preso il numero 800. E questo è il risultato della prima passata. Facciamo una seconda passata. Per renderlo più omogeneo, anche se già questa la prima passata è abbastanza buona. E questo è il risultato della seconda passata, come vedete, più ricco, più pieno. Ed è un bel verde. Poi un altro Sugar Effect, sempre verde, però un po' diverso, è il numero 807. Questo è il risultato. Rispetto al primo, la prima passata è più mediocre perché si vedono le parti trasparenti dell'unghia. Quindi facciamo la seconda passata. E questo è il risultato della seconda passata. Spero che vi piaccia. Questo è un verde più chiaro, questo è uno più scuro. E sono sempre della linea Sugar Effect, cioè effetto zucchero. Poi, della linea normale Nail Lacquer, questo è il numero 20. Questo, come vedete, è molto trasparente. Diciamo, sembra bianco, invece è un trasparente con i glitter oro. Questo qua, più che usarlo come smalto normale, io lo userei sopra un altro smalto. Prova a usarlo su questi qua della Sugar Effect. E questo è il risultato su quello della Sugar Effect. Come vedete è più brillante e ha sfumature oro, così come sono i riflessi oro di questo. Poi veniamo a questo, che è il numero 25, quello che mi hanno regalato. Che non riesco ad aprirlo. Anche questo è uno di quelli trasparenti con i glitter. Vedete quanto è glitter? Quindi anche questo è da usare su uno smalto con i glitter. Adesso proviamo a fare la seconda passata, che comunque è sempre troppo trasparente. Lo vado a mettere adesso su uno smalto Sugar Effect. E
E questo è il risultato. Come vedete, questo della Sugar Effect. Vedete, con tutti questi glitterini. È come se, poi, essendo verde, sembra l'albero di Natale. Con tutti questi glitterini. Molto carino l'effetto, lo potrei usare per fare una nail art. L'ultimo smalto è della linea Sparkle ed è lo 01 ed è questo super mega glitteroso, vedete? Quanti glitter! Questo è uno di quelli più glitterosi. Sono tutti smalti, cioè questo qua è uno smalto glitter principalmente col bronzo, bianco e giallo. E una base non proprio trasparente, però quasi. La sua, diciamo, cosa principale che dovrebbe coprire con i glitter. Adesso facciamo la seconda passata. Effettivamente la seconda passata copre tutta l'unghia, vedete? Così va molto bene. Quindi questo è promosso, già da solo si può usare perché copre tutta l'unghia. E sono promossi questi due della Sugar Effect, della linea Sugar Effect. Ops. Si riesce a vedere meglio, mentre gli altri invece vanno usati sopra un altro smalto. Anche questo Crackle Eyeshadow non mi è piaciuto, tutto il resto sì. Spero che la recensione e i prodotti vi siano piaciuti. Se vi volete fare un giro alla Wycon, c'è questo negozio a Milano in corso Vittorio Emanuele al numero 8, vicino al negozio Intimissimi. Se non mi sbaglio, è vicino a quello. E vi saluto, ciao a tutti e alla prossima. Bye.